Ben trovati al consueto appuntamento con il meteo e con le previsioni del meteorologo Giuseppe Stabile di meteo7.it. Allora Giuseppe, possiamo aggiornare i nostri telespettatori sulla situazione attuale del tempo sulla nostra regione? Il Mediterraneo è interessato da una circolazione depressionaria che determina condizioni di tempo instabile su buona parte della nostra regione. Nelle ultime 24 ore siamo stati interessati dal passaggio di una moderata perturbazione che ha causato piogge di moderata intensità su molte località, con temperature che si sono riportate su valori in linea con la media del periodo, quindi abbiamo avuto una diminuzione delle temperature. Invece per quanto riguarda il prossimo fine settimana, quale sarà il tempo previsto? Per domani, sabato 6 aprile, avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle aree montuose, dove non si esclude qualche isolato piovasco, più soleggiato invece in prossimità della costa, con basso rischio di precipitazioni, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli di direzione variabile e mare tra poco mosso e mosso. Per domenica 7, condizioni di cielo poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare dalle aree costiere, dove tra il pomeriggio e la serata non si esclude qualche debole precipitazione, temperature in lieve diminuzione dal pomeriggio, venti da debole a moderati da lipeggio e mare mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Per quanto riguarda la tendenza per la prossima settimana, che cosa ci puoi dire? La circolazione di bassa pressione permarrà anche nei primi giorni della prossima settimana, rinnovando così condizioni di instabilità, specie nella giornata di lunedì, quando è atteso anche un più sensibile calo delle temperature. Quindi avremo precipitazioni soprattutto nella giornata di lunedì 8 aprile. È una situazione che almeno fino a metà della prossima settimana rimarrà depressionaria, quindi non è previsto il ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo e quindi non avremo un tipo di tempo stabile. Ma per maggiori dettagli comunque invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it.